Amici di Mind, ciao a tutti. Se siete qui oggi è perché anche voi avete un Nokia della serie Lumia, quindi con Windows Phone. Aspettate con ansia l'aggiornamento che dovrà essere rilasciato, quindi Windows Phone 7.8, però ahimè non è ancora arrivato. Quindi oggi vi spiego come installare l'aggiornamento direttamente dai server Nokia, senza passare dal software Zoom. Allora, innanzitutto avete bisogno di due software che sono Nokia Care Suite e Navifirm Plus. Vi metterò poi il link per il download sotto al video. Allora, il procedimento è molto semplice, lo potete fare con qualsiasi Lumia. Io adesso vi spiegherò più o meno come si fa con il Lumia 800. Allora, per prima cosa, che cosa dovete fare? Dovete andare a scaricare il Nokia Care Suite, che io ho già aperto, installarlo e collegare il vostro cellulare. Una volta collegato, schiacciate su Product Support Tool for Store. Aspettiamo un attimo che si apre, avendo già ovviamente collegato il vostro cellulare, e appunto dovete verificare che il cellulare venga letto da questo software. Perché? Perché per esempio a me è successo che non avendo installato il driver corretto non mi veniva letto il cellulare. Nel caso in cui non vi venga letto dovete installare i driver appositi per il vostro sistema operativo. Come fare? Andate su Computer, il vostro disco locale, programmi, Nokia, Nokia Care Suite, driver, e dovete installare il vostro driver corrispondente. Per esempio, io ho un Windows 8 a 64 bit, quindi ho installato questo qua, driver per 64. Se avete i driver, se avete Windows 32 bit dovete installare quello per 86. Una volta fatto questo, appunto, se non vi ha letto il cellulare, riavviate Nokia Care Suite e dovrebbe comparirvi questa schermata, quindi il vostro cellulare con tutte le informazioni di base. Allora, innanzitutto dovete segnarvi due cose: il tipo di cellulare, quindi questa sigla qua, che nel mio caso, essendo un Nokia Lumia 800 RM801, questa sigla la potete trovare anche sulla scatola, nella parte bassa dove ci sono i codici a barre c'è una scritta FCCID, ci sono delle lettere, meno il numero. Ecco, voi dovete trovare il valore corrispondente sul software che vedremo dopo. E poi questo product code. Vi dovete segnare anche questo, poi vi spiegherò a cosa serve. Allora, avviamo Navifirm Plus, che io ho già avviato, e vi comparirà questa schermata. Ci metterà un po' ad avviarsi perché deve connettersi con il server. Allora, se avete un Nokia Lumia 800, andate su Nokia Lumia 800, nel mio caso è RM801 perché, appunto, da come vi ho fatto vedere, questa sigla è corrispondente. Scaricate, cioè andate sull'ultima release. Aspettiamo un attimo che carichi. Ecco qua. Adesso qui vedete un po' di casino. Come fare a aggiustarsi tra queste sigle apparentemente senza senso? Allora, io ho scaricato, dato che ho un cellulare brandizzato 3 e il mio è in particolare di colore nero, che cosa ho fatto? Ho scaricato, aspettate che la cerco, RM801 CV sta per cover variant
Italia, Vodafone. Vedete, per esempio, qui ci sono i driver per chi ha l'operatore Vodafone in Italia, poi per chi ha TIM in Italia con i vari colori, black, ciano e white. Ovviamente dovete scaricare il driver, cioè il driver software in base al vostro colore. E il 3, aspettate un attimo, Italy, ecco, qui ci sono quelli di H3G, la variante Italia è TH3G, Ciano, Black e Magenta. Io ho scaricato la Black, che avete anche un Vodafone Black Wind. E poi c'è il no brand, che è segnato con CV, che sta per cover variant, però è solo nella versione white. Quindi se volete sbrandizzare il vostro cellulare potete scaricare questo. Però attenzione, una volta scaricato, beh, io adesso scarico quello per il mio cellulare, che è nero. Esatto. Quindi H3G Black, schiacciamo su download e vi scaricherà appunto questi file. Ora, vi avevo detto di segnarvi anche questo codicino qua. Perché? Perché in base al software che scaricate, se non è disponibile per il vostro cellulare, dovete fare un piccolo magheggio. Cioè dovrete sostituire il numero di serie di 7 cifre, mi pare che siano, su quello che avete scaricato con questo codice qua. Per esempio, vediamo se riesco a farvelo vedere da qua. I file sono .dcb.vpl.bin. Quindi il DCP è qua, il .bin è qua e il VPL è questo qua. Quindi questi tre file, 1, 2 e 3, dovrete verificare che questa cifra qua, quindi questo 0,59L eccetera, sia uguale a questa. Nel mio caso è uguale perché appunto sono riuscito a trovare il software corrispondente al mio telefono. In caso contrario, soprattutto se lo volete sbrandizzare, che al momento c'è solo la versione per il cellulare bianco, cosa fare? Innanzitutto, una volta scaricati tutti i file, dovete andare sulla sorgente, quindi dovrete entrare in computer, C, era su Tools. Penso che l'abbia messo qua, no, scusate. Ah, era in program data. Vabbè, comunque la sorgente è qua. Ah, quindi ce l'ha salvato su questa cartella qui. Vabbè, in base alla cartella di sorgente che avete. Adesso non so se l'ha scaricato tutto. No, manca ancora un file. Vabbè, in ogni caso andate sulla cartella dove l'avete scaricato, in FIVI. Ecco, questo qui è il software che avete scaricato. Nel caso in cui queste cifre da 7 caratteri non siano uguali a quelle che trovate qua, cosa fare? Copiate questa cifra e la sostituite qui dentro. Quindi cancellate e copiate. Tutto qua. Per questi
file. Una volta fatto tutto questo bel casino, io per fortuna non l'ho dovuto fare perché, come vi ho detto, ho trovato il software corrispondente. Cosa dovete fare? Dovete copiare tutta questa cartella. Anzi, vabbè, copiamo i file direttamente. Dove lo dovete copiare? Appunto, dovete copiare nel Nokia Care Suite in modo tale che lui vi legga questo aggiornamento. Dove si trova? Andate su il disco C, Program Data, Nokia, Packages, Products e RM801. In questo caso sono già copiati perché io l'ho già aggiornato. Copiate i file. Può darsi che non avrete queste due cartelle. Quindi se non nel caso in cui non ce le avete, createle voi e poi copiate i file. Una volta fatto tutto questo, ovviamente qui forse non è ancora finito di scaricare, esatto, ma chi se ne importa, noi lo chiudiamo, tanto io l'ho già fatto. E siete riusciti appunto a collegare il vostro Lumia con questo software, dove dovete andare? Su Programming e Refurbish. Come vedete, vi ha trovato un aggiornamento. Dovete cliccare su Start. Ovviamente dovete avere il cellulare perfettamente carico o comunque una carica maggiore del 50%, altrimenti se vi si spegne sono dolori. E cliccate su Start e inizierà l'update. Questo update vi cancellerà tutti i file sul cellulare perché va proprio a riprogrammare la memoria. Quindi salvate appunto tutti i numeri di telefono, potete sincronizzarli con Windows Live, quindi dopo quando rimettete il vostro account vi ricompariranno almeno le applicazioni, magari scrivetevele su un documento Word e poi ve le ristallate tutte. Il cellulare vi si riavvierà un po' di volte, il processo dura intorno ai 10 minuti. Non vi preoccupate, lasciatelo attaccato, non lo staccate per nessun motivo e poi avrete Windows Phone 7.8. Spero di essere stato abbastanza chiaro, di aver detto più o meno tutto e vi lascio scoprire appunto questo nuovo aggiornamento che per ora non contiene molto perché a parte i tiles ridimensionabili e altre piccole chicche, non contiene molto perché Nokia non ha ancora rilasciato sul Nokia Store le applicazioni relative alla fotocamera e lo scambio di dati via Bluetooth. Per questa video guida è tutto, un saluto da Lorenzo Terzi.